problema che in realtà chi ha bambini o bambine a casa dentro una certa fascia d'età affronta, conosce molto bene, perché è un periodo in cui gira come una specie di un contratto. Sì, come una specie di catena di Sant'Antonio, cioè che bambini e bambine si passano tra loro, è un contratto che sottopongono ai propri genitori per avere la paghetta. Okay. Esatto. L'ha ricevuto il nipote di Valentina. Cioè l'ha ricevuto mio fratello, sì, da parte di e l'ha mio nipote. Tuo fratello. Cioè qualcuno per primo ha stilato una sorta di contratto, di bozza di contratto, che quindi gira sui social e sì, ogni figlio e figlia può adattare, sì, con cifre. È un contratto che prevede un accordo scritto, esatto, per cui a seconda di come vanno i compiti a scuola, do i voti, deve corrispondere un compenso. Io faccio questo e voi genitori, sì, mi darete questo. Nello specifico mio nipote è partito basso perché ha chiesto 7 euro settimanali, sì, però potrebbe avere un bonus di 1-2 euro. Quanti anni ha? Da 13. 1-2 euro a seconda dei voti migliori o un ribasso. Ha messo anche il ribasso. Sì, stato onesto. Il contratto è un contratto. Stato onesto. Contratto di validità di un anno. Hai capito? Sulla parola è più facile che ci freghino. Sì. Esattamente. Comunque, la notizia da cui partiamo oggi è proprio questa. C'è un piccolo. Allora, questa notizia raccoglie dei dati, dei sondaggi. Quindi parliamo di numeri. Sì. È detto da noi. Girata, cioè circolata tra di noi, questa roba dei numeri ci confonde. Cerco di dire almeno 3 numeri, per non dirne troppi, che riguardano appunto gli adolescenti e i genitori e la paghetta. Allora, 6 giovani su 10 ricevono la paghetta tra i 10 e i 18 anni. Quindi si comincia a 10 anni in media. Ok. Il 62% di questi ragazzi e ragazze la prendono settimanalmente, 20% invece la prende al mese, il restante della percentuale non la prende, credo. Ok. Allora, la media tra i 10 e i 18 anni è di 54 euro al mese. Ok, che e fa settimana? Più o meno 4. Sì. 12. Sì. 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 Però è la media tra i 10 e i 18, quindi sì, sicuramente quelli più grandi che hanno anche delle necessità in più, no? Per cui dopo una certa età esci, per cui magari che ne sai. Poi dipende, perché alcuni con la paghetta si pagano delle merende quando sono piccoli, perché appunto puoi comprarti la merenda al pomeriggio. Certo. Allora, quindi non sono soldi che vengono messi via nella maggioranza dei casi. Ma comunque bambini e bambine sono stipatori di soldi. Non tutti, ma se hai quell'indole lì, accumuli monetine. Comunque l'82% ancora riceve la paghetta, che sia settimanale o mensile, in contanti. Sì. Anche buoni pasto. No, ci sono le app, le prepagate, ci sono le app per pagare. Per esempio, ti do la paghetta, la metti sul telefono, vai a pagarti la merenda. Così. O ti compri le robe online. Esatto. O la prepagata, che funziona molto di più secondo il sondaggio nel centro-sud. Ok. Ma comunque ancora la maggioranza riceve i soldi tintinnanti, diciamo. Sì. Questo è. Io da piccola la paghetta non avevo un criterio nel riceverla o non riceverla. Mi ricordo però che quando avevamo dei soldi che arrivavano magari da un compleanno, li sotterravamo e poi non li trovavamo più. È successo tante volte. Sì. Amore, no, io avevo il deposito di zio Paperone, piccolino, e una volta a settimana contavo le monete. Brava. Quindi le tenevi. Io, come educazione brianzola, che è peggio della siberiana, al buon voto ricevuto la risposta era: è il tuo dovere. Fine della paghetta. Vabbè, ma sui voti, ma sì, certo. Ma lo trovo anche giusto, però. C'era una leggenda di un libretto al portatore fatto dal nonno su cui mettevano dei soldi. Io a oggi non l'ho ancora trovato. So chi lo porta. Va bene, va bene. 347-342-5220. Siamo pieni murati di notizie.